Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti a questo appuntamento con un nuovo webinar di Siderweb. Lo vedete, siamo in un posto diverso, un format diverso. Oggi parliamo di CBAM, prima scadenza in vista, l'esperto risponde. Perché siamo qui? Siamo qui perché entro il 31 gennaio va presentato il primo report sul portale della Commissione europea che riguarda le emissioni di carbonio contenute nell'import di acciaio e di altri prodotti appartenenti a settori ad elevate emissioni. Il CBAM, cos'è? Lo sapete meglio di me e magari ci state litigando proprio in questi giorni. È il meccanismo, nuovo meccanismo dell'Unione Europea, entrato in vigore il 1 ottobre, che obbliga gli importatori di 6 settori industriali a comunicare alle autorità europee le emissioni di carbonio dei prodotti importati dai paesi extraeuropei. Ma prima di entrare nel vivo del tema con l'avvocato Stefano Comisi dello studio Armelle Associati, lascio per un attimo la parola alla content manager di Siderweb, Francesca Morandi, che è qui al mio fianco. Buongiorno Francesca, Buongiorno Elisa. per spiegare proprio perché siamo qui, ma dal punto di vista dei contenuti e dal punto di vista della relazione di Siderweb con i nostri abbonati e con la nostra community. Quindi, Francesca, da oggi cosa succede? Grazie Elisa, buongiorno e benvenuti anche da parte mia a questa novità di casa Siderweb, Siderweb On Air, con entusiasmo che davvero oggi partiamo con questa novità. Perché abbiamo scelto di introdurla? Principalmente ha 3 caratteristiche che la rendono diversa dai tradizionali format ai quali siete abituati. In primo luogo, i protagonisti di queste dirette sarete voi, perché in qualche modo potrete essere parte attiva inviando domande, interagendo, quindi era un servizio davvero dedicato a voi. Inoltre ci siamo resi conto che su alcune tematiche così calde e complesse come può essere appunto il CBAM che oggi presenteremo, ci sono in effetti tanti dubbi, tante perplessità, tante domande. L'idea quindi era quella di mettervi a disposizione un esperto che in qualche modo potesse supportarvi e aiutarvi anche proprio nel quotidiano rispondendo ad eventuali dubbi. E infine mi viene da dire che lo spirito di casa Siderweb è quello di essere sempre nuovi, sempre innovativi nell'offerta, nei canali, nei contenuti, di non fermarci mai nella convinzione che l'innovazione sia davvero sinonimo di bellezza. Quindi da parte di tutta la squadra Siderweb, buon lavoro, buon ascolto a tutti voi e a te Elisa, la parola. Bene, grazie Francesca. Noi quindi, come anticipato, entriamo nel vivo del tema del CBAM. Lo facciamo con l'avvocato Stefano Comisi dello studio legale Armella e Associati, che è collegato con noi. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille a Siderweb per l'invito, è un onore partecipare, diciamo, a questo incontro inaugurale di un nuovo format, grazie mille. Buongiorno di nuovo e grazie a lei ovviamente per aver accettato il nostro invito, anche perché per voi sono giorni veramente caldi. Si avvicina questa prima scadenza, voi state fornendo assistenza alle aziende, non mancano le difficoltà, ne parleremo più avanti, ma qual è secondo lei a questo punto l'ostacolo maggiore che accomuna un po' tutti gli importatori siderurgici? Sì, sono sicuramente giornate concitate. L'ostacolo maggiore è, come era prevedibile, il fatto che il lato dell'adempimento è in scadenza il 31 gennaio, che prevedeva una partecipazione da parte dei fornitori, degli esportatori non unionali nel fornire indicazioni e informazioni per redigere la dichiarazione, è stato molto sottovalutato e non c'è al momento una fattiva collaborazione da tantissimi esportatori, per cui mancano i dati, mancano le informazioni, motivo per cui la maggior parte degli importatori delle 6 categorie di beni CBAM che citava si stanno rivolgendo ai consulenti chiedendo di applicare i valori predefiniti, cioè le forfettizzazioni e le stime stabilite dall'Unione Europea a dicembre 2023. Da una parte, devo dire, le istituzioni non hanno aiutato gli importatori a arrivare preparati a questo adempimento perché il portale del registro transitorio è utilizzabile soltanto dal 4 gennaio, per cui prima del 4 gennaio non era possibile
depositare relazioni SIBAM e lato italiano, devo dire, c'è un'autorità nazionale competente che è stata nominata peraltro piuttosto in ritardo del Ministero dell'Ambiente, che al momento non ha toccato palla, non ha pubblicato proprio nessun documento di prassi o circolare, chiarimenti anche richiesti a gran voce. Per cui sicuramente siamo in una fase un po' diciamo, di attenzione e la scadenza è ormai vicinissima, mancano 6 giorni e tante relazioni si stanno un po' accumulando, ci sono anche delle difficoltà dal punto di vista tecnico che ci vengono segnalate quotidianamente, il portale funziona a tratti, ci sono degli interventi in corso da parte della Commissione ormai da venerdì scorso che cercano di porre rimedio appunto a alcune difficoltà dal punto di vista tecnico. Ecco, sì, anticipo già che non entreremo oggi nel dettaglio di queste difficoltà tecniche che ci hanno segnalato anche proprio nelle ultime ore. Cercheremo di approfondire dal punto di vista tecnico proprio il regolamento. C'è già avvocato chi sta pensando di mandare persone in loco proprio per ovviare a questa difficoltà di comunicazione con i produttori extra UE dai quali si importa, come possono attrezzarsi le aziende senza arrivare a questo punto? Beh, allora sicuramente quella è una buona strategia che però richiede l'utilizzo di tempi e risorse ingenti, quindi non è, diciamo, la portata di tutti. Quello che al momento possiamo suggerire è sicuramente di provare a tamponare temporaneamente la situazione, appunto, indicando i valori e le predefinite, le stime della Commissione europea. In caso di mancanza di dati realistici e di programmare, diciamo, più a lungo termine un'attività di diligence, di consulenza che possa portare a partire dal quarto trimestre in poi ad avere i dati reali delle emissioni. Perché dal quarto trimestre? Perché i valori predefiniti possono essere utilizzati per dichiarare il 100% delle emissioni soltanto fino al 31 luglio 2024, ovvero il termine entro il quale potrà essere depositata la terza relazione trimestrale e modificate e integrate le prime due. Dopo quel termine, appunto, nelle successive relazioni trimestrali bisognerà indicare dei dati sulle emissioni piuttosto che realistici, quindi bisogna attrezzarsi per tempo. E una delle strategie è sicuramente quella di inviare magari dei tecnici in loco oppure di, diciamo, avviare anche un dialogo più costruttivo col fornitore. Ecco, ci è arrivata proprio una domanda sul tema dialogo col fornitore. Uno spettatore ci chiede, abbiamo chiesto ad un importatore, produttore indiano, ad un importante, scusate, produttore indiano, di poterci fornire i dati della CO2 sull'acciaio prodotto. Per averli ci vogliono far firmare un accordo di segretezza e non divulgazione. Per noi risulta impossibile firmare un documento, visto che non sappiamo poi come saranno gestiti i dati da altri fruitori e non vogliamo essere perseguiti per eventuali negligenze altrui. In questo scenario di opposizione, possiamo chiamarla così, da parte del produttore, come si può muovere l'azienda per raccogliere questi dati? Questo sicuramente è un scenario un po' limite perché già il fatto di chiedere la segretezza e la non divulgazione è in contraddizione con quello che è lo spirito della dichiarazione trimestrale, Certo. perché nella dichiarazione trimestrale, oltre a indicare i dati delle emissioni, si indicano proprio i dati dello stabilimento, quindi si deve individuare lo stabilimento, anche geolocalizzarlo possibilmente. Quindi dire va bene, non comunicherò, non divulgherò i tuoi dati e poi inserirli in una dichiarazione trimestrale che è un documento pubblico, già di per sé beh, è in netta contraddizione. Io direi che nei confronti dei fornitori bisognerebbe invece tutelarsi a livello attivo, non passivo, quindi intervenire laddove possibile su contratti magari già esistenti, inserendo delle clausole nel quale si richiede che le informazioni vengano comunicate tempestivamente per ogni trimestre, che siano dati corrispondenti al vero e magari anche vincolarli da un punto di vista della responsabilità civile. Quindi che in caso di sanzioni per dati omessi o non coerenti, anche il fornitore possa essere coinvolto a livello civile, quindi richiesta di risarcimento. Quindi agire d'anticipo già in fase di contrattazione. Sì, ovvio.
presuppone un rapporto di forza contrattuale tra le parti pari, laddove invece c'è uno sbilanciamento a favore del fornitore, diventa tutto molto difficile. Passerei a un altro punto che mi diceva sta creando un po' di confusione, ovvero qual è la differenza tra dichiarante, rappresentante e importatore. Il rappresentante può essere una società di consulenza e può registrarsi per conto dell'importatore e inviare la dichiarazione. Se si può fare chiarezza tra questi differenti ruoli. Sì, diciamo che è sicuramente uno dei punti sui quali c'è maggiore incertezza. Allora, la bussola deve essere l'articolo 2 del regolamento 1773, è stato pubblicato a settembre scorso, il regolamento esecutivo SIBAM, che nelle definizioni comprende anche appunto la parola dichiarante. Chi è il dichiarante? Il dichiarante SIBAM durante il periodo transitorio, attenzione, quindi per i prossimi 2 anni, è l'importatore oppure il rappresentante indiretto di un importatore non stabilito all'interno dell'Unione Europea, cioè un soggetto che non ha né stabile organizzazione né un ufficio amministrativo all'interno dell'Unione Europea, che quindi importa tramite rappresentante doganale indiretto, e tale rappresentante doganale assume la veste di dichiarante sì. Attenzione che il regolamento però dà anche all'articolo 32 la possibilità a un rappresentante doganale indiretto di fare dichiarazioni SIBA, ma anche per un importatore stabilito nell'Unione Europea, però tale condizione deve essere espressamente accettata, deve espressamente accettare gli obblighi dichiarativi. Un rappresentante diretto, invece, quindi un rappresentante doganale che non dichiara col proprio nome, ma col nome dell'importatore, può svolgere diciamo, gli adempimenti SIBAM come gestore delle pratiche SIBAM, facendosi nominare tramite il portale dei servizi doganali. Chiunque, in realtà, non solo rappresentante diretto, qualunque consulente, anche capo commercialista, che abbia però delle credenziali del Trader Portal e abbia un numero EORI, può fungere da gestore delle pratiche SIBAM e farsi nominare appositamente. Quindi anche un consulente, qualsiasi soggetto. C'è un ulteriore dubbio da sciogliere che invece riguarda la figura del rappresentante fiscale. Il rappresentante fiscale teoricamente non può fare autonomamente dichiarazioni SIBAM, perché non è rappresentante doganale diretto, a meno che i due soggetti non coincidano. Su questo però abbiamo chiesto un chiarimento alla Commissione europea, perché diciamo che i regolamenti non erano molto precisi su questo punto. Vista questa situazione ancora in via di definizione, qualcuno ci chiede cosa succede se non si rispetta il termine del 31 gennaio per la presentazione del primo report relativo al Q4 2023, si incorre in sanzioni? Beh, sì, perché diciamo, i regolamenti sulle sanzioni non parlano di dichiarazione tardiva, ma di dichiarazione omessa. A livello giuridico, però, devo dire che tra i due concetti non c'è molta differenza. Una dichiarazione tardiva, oltre il termine del 31 gennaio, è da ritenersi dichiarazione omessa e quindi verrà applicata per il soggetto che fosse in ritardo la sanzione che può arrivare fino a 50 euro per tonnellata di emissione non dichiarata, quindi si rischia, diciamo, fin da subito di incorrere in sanzioni piuttosto ingenti. Sì, piuttosto pesanti. Proprio per quel che riguarda la comunicazione, ci chiedono: è sufficiente utilizzare il form Excel disponibile sui portali europei o occorre produrre ulteriore documentazione? Se sì, di che tipo? Allora, il form, se compilato, il tool Excel fornito dalla Commissione, se compilato in tutte le sue parti, è davvero l'ottimo, cioè il risultato migliore possibile, perché contiene tutte le informazioni, tutti i dati che devono essere riportati nella relazione SIBAM. In questo momento ben pochi hanno un form Excel compilato correttamente, come si deve, e al 100%. Tra l'altro, per le dichiarazioni, diciamo, per chi avesse importato volumi di merci CBAM molto importanti nel trimestre, è data la possibilità di caricare i dati proprio allegando
al portale online direttamente il file Excel da dove dovrebbero essere riportati tutti i dati sulle missioni riferiti alle singole importazioni. Ecco, proprio su questo tipo di documentazione ci chiedono quale documentazione bisogna chiedere al fornitore a supporto dei valori inseriti come prezzo del carbonio nel paese di origine. Mi sembra che non ci sia un'uniformità indicata dalla Commissione su questo. No, anche perché molti paesi da cui si importano i beni CBAM non praticano alcun prezzo del carbonio ed è un po' anche il Sì. vantaggio competitivo che si ha a importare da questi paesi. Quindi laddove invece, io so che Corea del Sud e Taiwan, pare ci sia una sorta di tassazione con prezzo del carbonio, laddove si paghi per il carbonio, la cosa migliore sarebbe, oltre a fornire il dato relativo al prezzo, anche della documentazione a supporto, quindi magari una quietanza di versamento, una sorta di F24, sarà ovviamente simile al nostro F24, che certifichi il pagamento del carbonio. Però di base moltissimi paesi extra UE dai quali si importano beni CBAM non prevedono nessun prezzo del carbonio da applicare. Certo, ed è un'ulteriore difficoltà questa che si deve affrontare. E nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vengono effettuate importazioni, si è comunque obbligati a inserire in ogni caso un valore, in questo caso zero, o si può omettere di effettuare la dichiarazione del trimestre di riferimento? Allora, su questo punto io mi aspettavo un chiarimento ministeriale che abbiamo richiesto, non è ancora arrivato. Io leggendo, diciamo, i regolamenti con interpretazione giuridica, diciamo, limitata agli articoli previsti, sembrerebbe di no. Anche se io magari per il primo trimestre ho fatto una dichiarazione SIVA, nel secondo trimestre del periodo transitorio non ho importato, teoricamente io non dovrei indicare, non dovrei fare nessuna relazione, anche perché non saprei bene cosa indicare in tale relazione. Mettere Certo. emissioni zero non vuol dire che non ho importato merci SIVA. Io potrei aver importato merci CBAM, però che hanno però, diciamo, nel loro processo produttivo non prevedono emissioni di CO2, cosa molto difficile, ma che potrebbe realizzarsi. O che le hanno E compensate magari in altri modi. anche certamente. Però se invece non dichiaro, secondo me è più corretto perché non ho volumi di merci CBAM in importazione. Comunque è un punto non proprio chiaro, mi pare di No, capire, no, no. ancora da chiarire. Un'altra domanda ci arriva proprio sulla fonte dell'importazione, ovvero nel caso in cui la merce abbia origine Italia, prodotta in Italia e sia stata però comprata e importata dagli Stati Uniti. Se la merce fa dogana al momento dell'importazione, è comunque necessario includerla nella relazione trimestrale CBAM? No, questa è una domanda che diciamo, consente di chiarire un punto. L'origine doganale della merce è una delle bussole da cui tenere conto nell'ambito degli adempimenti CBAM, perché appunto io posso importare delle merci CBAM da un paese extra UE, ma se tali merci hanno un'origine doganale unionale pregressa, cioè sono merci che hanno un'origine ancora UE, italiano di un altro paese membro, non devono scontare gli adempimenti SIVAM. Gli adempimenti SIVAM sono previsti soltanto per le merci SIVAM in importazione che hanno origine doganale extra-unionale. Okay? Non Chiaro. confondiamo il concetto di origine doganale col concetto di origine commerciale. L'origine commerciale è la provenienza, cioè le merci devono essere di provenienza extra-UE, ma devono anche essere di origine doganale extra-UE. L'origine doganale è data, per sommi capi, diciamo, riassumendo un concetto non semplice, dal luogo dove la merce ha subito l'ultima lavorazione sostanziale. Chiaro. Legato a questo tema c'è un altro quesito. In caso di importazioni da paesi extra UE tramite aziende di intermediazione con sede legale in UE, la dichiarazione CBAM è totalmente a carico di quest'ultima?
Allora, in questo caso bisogna andare a vedere nella dichiarazione di importazione chi figura come importatore in territorio unionale. Se l'azienda, l'intermediatore, il trader è l'importatore che figura in dichiarazione di importazione, sarà lui a dover svolgere quindi a fare la relazione trimestrale. Se invece figura come mero intermediario, non figura proprio, e l'importatore siamo noi, siamo noi importatori a dover fare la relazione. Diciamo che un altro, diciamo, dei tasselli importanti è tenere sempre conto di quello che c'è scritto nella dichiarazione di importazione, sia con riferimento al ruolo dell'importatore che con riferimento al ruolo del rappresentante doganale. C'è anche chi ci chiede dove poter trovare il file Excel di cui stavamo parlando prima. È sul sito della Commissione europea nella sezione dedicata al CIMA. Ok, dunque arriverei magari al calcolo delle emissioni contenute nei beni importati che lo abbiamo accennato prima, è un altro nodo complesso. Ci chiedono la sola misurazione del contenuto di inquinanti delle emissioni organizzate provenienti da una fonte stazionaria inviata da un fornitore può essere sufficiente per la compilazione della relazione oppure sono necessarie specifiche richieste aggiuntive per poter calcolare le emissioni? Allora, bisogna fare in modo che tutte le informazioni, se si sceglie di non indicare i valori predefiniti, quindi si vuole partire, diciamo, in maniera corretta, indicando sia emissioni dirette che indirette, bisogna cercare di avere tutte le informazioni contenute nel famoso tool Excel. Okay. Innanzitutto, la prima cosa da fare è capire se la merce che importo, CBAM, è una di quelle merci per le quali bisogna indicare sia emissioni indirette che dirette. La differenza è che le emissioni dirette sono quelle legate direttamente al processo produttivo della merce, ad esempio un processo di lavorazione a caldo di un tubo di acciaio, sono le emissioni derivanti dalla combustione. Le emissioni indirette invece il consumo di sono quelle legate al consumo di energia elettrica. Ad esempio, per ferroacciaio il regolamento 956 prevede che devono essere dichiarate soltanto le emissioni dirette, quindi quelle legate al processo produttivo. Per il resto, per diciamo, capire quali sono le informazioni da dichiarare, fare riferimento al tool Excel e alle utilissime guide messe a disposizione dalla Commissione europea sempre sul proprio sito, nella sezione dedicata al CBAM, nei quali sono riportati tutti i processi produttivi nel dettaglio. Per ciascuna merce CBAM è riportato un numero di processi produttivi, che sono, diciamo, gli standard ai quali fare riferimento. Per ciascun processo produttivo sono indicate sommariamente quali dovrebbero essere i valori delle emissioni da indicare. Poi, ovviamente, tutto dipende anche dallo stabilimento da cui si importa. Se lo stabilimento utilizza una tecnologia che ha un livello di sostenibilità ecologica e tecnologica soprattutto maggiore o meno, cambia sensibilmente il livello delle emissioni da dichiarare. Ok, sono arrivate nel frattempo un paio di domande sull'acquisto non direttamente da un produttore ma da un intermediatore. Quindi, in caso di presenza di trader, nel caso in cui l'esportatore sia diverso dal fornitore, quali dati vanno inseriti? L'esportatore è diverso dal fornitore, bisogna indicare sia i dati del trader come operator, diciamo che sono in varie caselle della dichiarazione diciamo, a cui fare riferimento. Operator sarà il trader, installation invece lo stabilimento produttivo. Anche qui, per la corretta compilazione dei quadri, fare sempre riferimento alle guide messe a disposizione dalla Commissione. In ogni caso vanno indicati tutti e due. Diciamo che importare da un trader rispetto che direttamente da uno stabilimento produttivo non vuol dire che uno dei due soggetti non debba figurare, perché alla Commissione europea interessa sapere sia da chi ho importato, sia soprattutto mappare lo stabilimento produttivo dal quale si serve il trader stesso.
E la dichiarazione CBAM va presentata da entrambi gli attori, trader e acquirente finale, è corretto? Dichiarazione CBAM deve essere presentata soltanto dall'importatore o dal suo rappresentante doganale diretto, a meno che il trader non sia anche importatore. Chiaro. Se il trader importa la merce che io acquisto, io acquirente e il trader è un soggetto unionale che importa, io acquirente del trader non devo fare niente, sarà lui a dover svolgere gli adempimenti CBAM. Ce ne sono parecchi, in effetti, di soggetti intermediari che fungono anche da importatori della merce e poi la smistano in territorio. In altri casi, invece, il trader smista la merce dai vari stabilimenti e funge da esportatore. In quel caso non è lui a dover fare dichiarazioni, ma è lui a doversi attivare per fornire i dati delle emissioni. L'agenzia di spedizioni che si occupa dell'import può presentare la dichiarazione per conto del cliente? Allora, quello che dicevamo Sì. all'inizio, è un caso probabilmente di rappresentanza doganale diretta, Sì. ok? Quindi non scatta quell'obbligo automatico, ad esempio per un importatore non stabilito nell'Unione Europea, il rappresentante doganale diretto ha l'obbligo automatico di fargli la relazione CBAM. Nel caso di rappresentanza diretta, tipica delle case di spedizioni, non scatta, però può farsi, come dicevo, nominare gestore. E gestore sul portale dei servizi doganali e diciamo, fare sia la rendicontazione, quindi la compilazione della relazione vera e propria, che trasmetterla attraverso le proprie credenziali. E la nomina di gestore è proprio una procedura da fare sul portale dei servizi doganali. Quindi bisogna, per chi non avesse le credenziali, basta entrare col proprio SPID e seguire le istruzioni sul sito dell'Agenzia delle Dogane. Un paio di domande a risposta molto semplice questa volta. Dove si possono trovare i valori standard di riferimento da indicare nella dichiarazione? Più di una persona ce l'ha chiesto. Anche questi sono presenti sul sito della Commissione nella sezione SIGAM. Come vedete, bisogna sempre fare riferimento al sito della Commissione proprio perché il Ministero dell'Ambiente sul punto non ha pubblicato nulla. I valori sono aggiornati e comunque per chi si occupa anche direttamente della relazione, se il sistema funziona bene, e non è scontato perché in questi giorni abbiamo diversi malfunzionamenti, inserendo il codice di classifica e scegliendo l'opzione dei valori predefiniti, il portale carica direttamente i valori predefiniti, quindi non c'è neanche bisogno di andarli a ricercare. Registriamo anche un po' di frustrazione perché un utente ci chiede: ma è possibile che, esatto, è possibile che io sia l'unica a non riuscire ad accedere al portale? No, assicuriamo che non è l'unica perché anche l'avvocato prima mi stava dicendo che ci sono anche problemi proprio tecnici, informatici in questi giorni che si stanno incontrando. Un'altra domanda, come tengo conto del prezzo del carbonio pagato in un paese con carbon tax? Beh, lì è facilitato sicuramente. La carbon tax, appunto, è considerato già un prezzo di carbonio praticato che andrà a essere scontato poi in futuro il novero, diciamo, delle emissioni, quindi dall'acquisto dei certificati CBAM. Basterà indicare il dato dei versamenti effettuati a titolo di carbon tax. Anche lì, come dicevo prima, la cosa migliore sarebbe avere in mano una prova del versamento per capire se ci stanno indicando qualcosa di reale o meno. Tornando per un attimo alla frustrazione generale, ci dicono il portale CBAM non funziona e l'agenzia delle dogane sembra insomma, prestare scarsa collaborazione agli importatori che in questi giorni si trovano alle prese con questo adempimento e anche le agenzie di spedizionieri non sembrano aiutare. Ci chiedono, c'è qualche agenzia a cui possiamo rivolgerci per poter adempiere a questo obbligo? Sempre se il portale lo consenta, in caso come ci possiamo difendere proprio per evitare di incorrere poi in futuro in sanzioni. Allora, intanto io ottimisticamente spero sempre che i problemi sul portale vengano risolti. Ormai è già qualche giorno, diciamo, c'è difficoltà a accedere e anche difficoltà soprattutto a trasmettere definitivamente la relazione. Io consiglio di
proprio per mettersi al riparo da un punto di vista giuridico, ogni qualvolta si incappa in errore o difficoltà di entrare, segnalare la cosa tramite indirizzi mail e del Ministero dell'Ambiente, non tanto dell'Agenzia del Mare, perché il Ministero dell'Ambiente è l'autorità nazionale preposta, ma anche indirizzo mail della TAC Sud della Commissione europea, che è l'organo, diciamo, della Commissione preposta a vigilare sul CBAM. Segnalarlo tempestivamente e nel caso in cui i problemi dovessero persistere, speriamo proprio di no, fino al 31 gennaio, se non si riesce a caricare la relazione, eventualmente in futuro far valere il fatto che il problema è stato segnalato. Noi, devo dire, come diceva giustamente, stiamo trovando noi stessi alcuni problemi in questi giorni. Ieri pomeriggio sono riuscito a trasmettere un paio di relazioni, cosa che non era scontata. Oggi ancora non so come siamo messi dal punto di vista tecnico. Vedremo nei prossimi giorni. Vediamo. Ci arriva una domanda sul costo dei certificati di cui non avevamo ancora parlato. Indicativamente, a oggi esiste un'idea appunto del possibile costo di questi certificati? Beh, allora, bisognerebbe teoricamente prendere il dato delle emissioni dichiarato, moltiplicarlo per al momento diciamo 100, per farla semplice, perché poi bisogna tener conto del tasso di cambio vigente al momento dell'acquisto dei certificati. Quindi poniamo, ad esempio, stamattina vedevo, prima di collegarmi con voi, una relazione in cui i dati, i valori predefiniti dalla Commissione indicavano per tale volume di importazione 77 tonnellate di emissioni, moltiplicare 77%. E in quel caso i certificati dovrebbero venire a costare 77.000 euro. Però, c'è un però, bisogna tener conto delle quote gratuite, perché visto che c'è già un sistema di scambio delle emissioni dei certificati a livello unionale, che è il sistema EU ETS, che prevede delle condizioni di gratuità, bisognerebbe tenere conto delle stesse condizioni a parità anche nel CIPA. Per cui, ad esempio, per quei 77.000 euro, in realtà dovrebbe impattare anche un 97,5% di quote gratuite, quindi alla fine bisognerebbe pagare solamente un 2,5%. Il problema è che le quote gratuite gradualmente dal 2026 andranno a sparire fino al 2034, qui non ci saranno più disponibili. Quindi, teoricamente, per la relazione che stavo visionando questa mattina, nel 2034 io andrò a pagare 77.000 euro di certificati su un valore di importazione di 350.000 euro, quindi non poco. Parlando, collegandomi al costo del certificato, parlando dei dati di default. Fino a quando il calcolo delle emissioni può essere fatto utilizzando dati di default forniti dalla Commissione europea e utilizzarli può essere penalizzante dal punto di vista poi del pagamento. Mi sembra che i dati di default indicati nel regolamento siano propendano per una media elevata piuttosto Sono dati a che, rialzo, esatto, sicuramente. sono dati al rialzo piuttosto che al ribasso, ecco. Sì, perché si basano comunque su stime forfettarie, teniamo sempre conto di questo dato, che sono stime a rialzo. Lo dicevamo prima, per le prime tre relazioni CBAM, quindi quelle che potranno essere depositate, integrate, modificate fino al 31 luglio 2024, è possibile utilizzare questi valori predefiniti al 100%. Per tutte le emissioni. Successivamente potranno invece essere utilizzate soltanto nel limite del 20%, e questo fino al termine del periodo transitorio, che è il 31 dicembre 2025. Attenzione che però è evidente, visto proprio dato il fatto che sono stime al rialzo, che in molti casi converrà invece arrivare a dichiarare dei dati che siano il più possibile corrispondenti alla realtà, non dati predefiniti, perché magari appunto i dati realistici saranno meno penalizzanti, e utilizzare dei dati meno penalizzanti consentirà dal 1 gennaio 2026 di pagare meno certificati, quindi acquistare meno certificati corrispondenti alle emissioni.
Quindi, per quello che dicevo all'inizio, un'attività da fare in questi mesi, oltre a tamponare a livello temporaneo la situazione a cui voi avete definiti, predisporre una serie di verifiche, di diligence, accessi in loco e quant'altro per certificare dei dati corrispondenti a vero. Restando in tema di costo, ci chiedono: nel costo devo considerare però che i 2/3 delle quote anticipate relativamente all'80% di acconto trimestrale non mi verranno restituite. Quindi i conteggi che abbiamo citato sono ancora diversi da questo scenario? Eh sì, corretto. No, complimenti che ha fatto questa domanda perché vuol dire che ha già studiato bene come sarà il meccanismo successivo. Già c'è chi ha molti problemi nel gestire l'attuale, ma se qualcuno guarda in avanti sicuramente fa un ottimo lavoro prospettico. Qualcuno ci chiede anche, nota anche che con questa prospettiva, conviene la sanzione a 50 euro a tonnellata rispetto al costo del certificato che va intorno ai 100 euro alla tonnellata. E se può confermare che si tratta solo di sanzione, civile, non si va nel penale. Ma il problema, allora, rispondo alla prima Sì. parte subito. Il problema è che nel periodo definitivo, ma dal 1 gennaio 2026, le sanzioni cambieranno, non Sì. saranno più soltanto per mancata dichiarazione dei dati relativi alle emissioni, ma saranno relative proprio anche al mancato acquisto e a mancata restituzione dei certificati, e saranno più elevate di quelle attuali. Quindi assolutamente non vale il discorso di pensare che sia più conveniente non dichiarare, sarà ancora più necessario fare la dichiarazione, che non sarà più trimestrale ma annuale. Rispondendo alla seconda parte, no, al momento sono previste solo queste sanzioni amministrative, anche perché l'Unione Europea non può prevedere sanzioni penali, quella è unica competenza, diciamo, competenza anzi assoluta da parte dello Stato membro dell'Unione Europea. Per esempio, il governo italiano potrebbe prevedere invece, a supporto delle sanzioni amministrative, anche delle sanzioni penali, ma lo può fare soltanto lo Stato membro. Quello che può fare l'Unione Europea nei propri regolamenti è definire un range di sanzioni amministrative. Quindi, attualmente, per omessa dichiarazione, il range è dai 10 ai 50 euro per tonnellata di emissione non dichiarata. Sempre meglio evitare sanzioni, comunque mi sento di dire. Assolutamente sì. Torniamo al tema delle triangolazioni delle esportazioni, delle importazioni, perché ci sono arrivate più domande su questo tema. In caso di riesportazione extra UE di materiale importato con dazi o CBAM e lavorato senza cambio di codice tariffario, è prevista la possibilità di recupero del dazio? Ok, questa è una domanda che verte più sul dazio doganale. Allora, innanzitutto bisogna verificare che tipo di operazione è stata, diciamo, portata a termine. Normalmente il dazio può essere richiesto a rimborso solamente se sono cambiati i valori fondamentali dell'obbligazione daziaria, cioè codice di classifica, origine e valore doganale, soprattutto rispetto a quello che è stato dichiarato in precedenza. Quindi si può cambiare il valore daziario, ma devono cambiare anche i connotati della dichiarazione doganale. Dal punto di vista del CBAM, una merce esportata e poi reimportata può essere soggetta a adempimento, sì, ma solamente se è di origine doganale extra UE, cioè se io ho esportato, magari, ma anche per un lavoro di perfezionamento attivo doganale, ad esempio, in territorio extra UE, merce CBAM che aveva origine doganale, e a seguito della lavorazione subita in territorio doganale extra UE, l'origine cambia e diventa origine extra UE. Riimportando tale merce, io sono soggetto ad adempimento SIPA. Il trader che acquista dagli Stati Uniti e rivende in India senza far entrare fisicamente la merce in Unione Europea
È esonerato dall'indicazione della transazione in dichiarazione trimestrale? Se la merce non è stata a livello doganale proprio da documentazione importata in territorio unionale, non c'è stata immissione in libera pratica, si dice, con quindi pagamento dei dazi doganali, degli altri diritti di confine, in questo caso no, semplicemente o c'è stato un procedimento di transito soltanto in territorio o proprio, diciamo, non c'è stato neanche il passaggio della merce sul territorio. In quel caso è un soggetto unionale che però compie un'operazione extra-unionale. Altra domanda veloce, il materiale importato dalla Svizzera per il momento è escluso dal CBAM, giusto? È escluso se è importato da Svizzera con origine svizzera. Perché la Svizzera, come la Norvegia e mi sembra il Liechtenstein, sono paesi extra UE, cioè non stati membri dell'Unione Europea, che però aderiscono al sistema di scambio di quote e EU ETS, che citavo poco fa. E quindi sono considerati equiparati a stati membri dell'Unione Europea e le importazioni di merce provenienti da questi paesi non sconta la relazione sicura. C'è poi chi ci chiede, acquistiamo dalla Cina semilavorati in ferro e acciaio dai produttori, che sono però trasformatori e non acciaierie. Siamo soggetti al CBAM? Immagino che si debba arrivare a controllare i singoli codici doganali in questo caso. Sì, sicuramente. Prima cosa da fare è verificare se il codice doganale della merce è codice soggetto alla CBAM, ma poi vorrei capire se acquistate da un soggetto che ha già importato o siete voi importatori. Se siete importatori e la merce è soggetta al CBAM, dovete fare relazione. Se invece il trasformatore che acquista dalla Cina è lui l'importatore, sarà lui a dover fare la relazione. Ok, Anche questa è una domanda abbastanza richiesta, devo dire, in questi giorni. Tornando alle emissioni e alla documentazione relativa ad esse, per le nomenclature acciaio nel documento Guidance for Importers risulta che per il periodo transitorio anche le emissioni indirette debbano essere riportate al contrario del periodo definitivo. È corretto? È corretto, ennesimo punto sul quale sarebbe stato proprio necessario come il pane un chiarimento a livello istituzionale. Anche qui la Commissione, secondo me, la Commissione europea sul punto si è resa conto di aver fatto un errore, perché nel regolamento 956, che è il regolamento base uscito a maggio dell'anno scorso, dice esplicitamente che per le ferro e acciaio non bisogna indicare le emissioni indirette, sono quelle appunto legate al consumo di energia elettrica nel processo produttivo, mentre effettivamente nella guidance sembrerebbe che si debbano essere indicate. Devo dire che bisogna guardare anche il singolo processo produttivo, perché ci sono delle emissioni indirette. In alcuni processi produttivi, mi sembra ad esempio quello della ghisa, del pig iron, vengono considerate come emissioni dirette. Cioè, sono emissioni legate al consumo di energia, ma entrando, diciamo, nel processo produttivo sono considerate emissioni dirette. Vi sono invece delle emissioni indirette di consumo di energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, provengono dalla rete elettrica di cui si approvvigiona lo stabilimento, e però non entrano direttamente nel processo produttivo, semplicemente alimentano la luce e la corrente all'interno dello stabilimento. Ecco, io su quello avevo chiesto un chiarimento che non è arrivato. Nel dubbio, i valori predefiniti in questo caso risolvono la questione, perché e poi si attende magari per le successive relazioni di sapere qualcosa in più. Comunque, se il sistema dà la possibilità di indicare le emissioni indirette, quindi se il portale non dà errore, perché se si ha già il dato nel template, nel tool Excel, perché non indicarlo?
Certo, proprio relativamente alla compilazione, del report, c'è chi chiede se sia obbligatorio o facoltativo allegare i documenti dell'importazione quali DT, fattura, packing list, certificati. No, è facoltativo. Io anzi, oserei dire non consigliato. Una domanda che ritorna alla questione dei codici. Se lo stesso codice è CN con fornitori diversi, la quantità da inserire è la somma delle diverse importazioni oppure viene calcolata automaticamente dal sistema? No, allora, il sistema non calcola, allora, non bisogna cadere nell'errore per cui il sistema sia già a conoscenza dei nostri valori di import. Sicuramente l'Agenzia delle Dogane è in possesso di tutti i valori corrispondenti alle nostre importazioni in trimestre ed è su quelle informazioni per l'Agenzia delle Dogane che si baseranno i controlli di raffronto tra le relazioni e i dati realistici che farà poi l'autorità nazionale preposta. Ma non è che il sistema ci inserisca direttamente i valori. I valori sulle importazioni possono essere inseriti anche cumulativi rispetto a un singolo codice di prezzo. C'è anche chi ci chiede dove si trovano i valori predefiniti, ma forse l'avevamo già Sì, sempre sul dato in sito. preferenza, sempre sul sito, sì. C'è anche chi fa un passo avanti, ovvero che ci chiede in un'ottica di lungo periodo come verranno gestiti i dati calcolati nel periodo transitorio, cioè se adesso dichiariamo valori di emissioni molto elevati, questo cosa comporterà a partire dal 2026? Allora, teoricamente i valori su cui si dovrà basare l'acquisto dei certificati del 2026 saranno gli ultimi dichiarati, non i primi, ovviamente. Sicuramente dichiarare valori molto diversi nell'ambito del biennio, del periodo transitorio, potrà far sorgere la curiosità, chiamiamola così, alle autorità di andare a verificare quali siano i valori reali, cioè ti spiego. Se io adesso dichiaro i valori predefiniti, che come dicevo spesso sono penalizzanti, e invece poi tramite un lavoro accurato di due diligence col fornitore riesco ad arrivare a un dato reale delle emissioni che è molto diverso, molto meno penalizzante, sicuramente in futuro andrò a comprare meno certificati CBAM, però magari sorgerà una curiosità per le autorità di andare poi a verificare se in effetti questi valori meno penalizzanti siano più rispondenti al vero rispetto a quelli predefiniti. Arriviamo a due domande un po' più tecniche. Ci chiedono se nell'ultimo trimestre 2023 non sono state fatte importazioni di acciaio, è comunque necessario iscriversi al registro CBAM entro il 31/1 o si può rimandare al trimestre successivo? No, sicuramente è uno di quei casi in cui non è necessario fare l'iscrizione, si farà iscrizione al portale con deposito della prima relazione, questa volta invece entro aprile 2024. Sempre nel momento della compilazione, ci chiedono cosa va inserito nella finestra obbligatoria Additional Information. Non sembra essere abbastanza chiaro. Allora, per ciascuna categoria di merci CBAM sono previste appunto, informazioni addizionali che fanno riferimento ai singoli codici di classifica. Sono ben spiegate nel regolamento 173 del 2023. Ad esempio, per l'acciaio bisogna indicare il codice identificativo della singola acciaieria. Però, ad esempio, per il momento queste informazioni, se si inseriscono i valori predefiniti, non dovrebbero essere richieste. Al momento, se utilizziamo i valori predefiniti, tutto quello di cui abbiamo bisogno, teoricamente, è già presente sulla dichiarazione di importazione. Tutti i valori di cui abbiamo bisogno, non bisognerebbe inserire altro. Chiaro. C'è chi vuole andare oltre i valori predefiniti e chiede se sia Certo. possibile trovare un modulo standard di richiesta di informazioni al fornitore extraeuropeo.
È già complicato spiegare il CBAM, non avendo poi le domande giuste e precise, diventa ancora più complesso. È un po' la difficoltà di comunicazione e di scambio di informazioni di cui abbiamo già parlato. Allora, il modulo c'è ed è proprio quello di cui parlavamo, è il file Excel presente sul sito della Commissione europea. Il problema è che non è per nulla semplice, è molto complesso, sono tanti fogli da compilare nel file Excel, è in inglese, anche qui c'è un deficit amministrativo perché nessuno è stato in grado di tradurlo a livello amministrativo, un file italiano, non l'abbiamo fatto ovviamente perché ce l'ha richiesto. Se si compila tutto quel file, come dicevo all'inizio, abbiamo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Senza quindi dover indicare i valori predefiniti. Il problema è che è davvero complesso e mandarlo con una semplice mail al fornitore chiedendo compilalo sicuramente non è la cosa migliore da fare, bisognerebbe accompagnarlo con delle spiegazioni. Devo dire, la Commissione fornisce una guida non solo agli importatori, ma anche agli esportatori, quindi si può magari accompagnare con la guida. Per chi ha risorse e tempo da dedicare, è uno di quei casi in cui sarebbe bene magari anche inviare i propri emissari in loco per spiegare, aiutarli nella compilazione della relazione. Ecco, già l'esistenza di una guida è una, insomma, una prima risposta positiva che può venire in aiuto. L'acquisto dei certificati può essere fatto solo per il trimestre di riferimento o posso acquistare certificati in anticipo per operazioni che ho in previsione di fare? Allora, nell'ambito del periodo transitorio voi non dovete acquistare nessun certificato. L'acquisto dei certificati CBAM inizierà da gennaio 2026 e si baserà molto probabilmente, ora non abbiamo ancora le istruzioni, ma molto probabilmente sulle ultime relazioni trimestrali. Durante il periodo transitorio ci sono soltanto dei cosiddetti obblighi di comunicazione, che è la relazione trimestrale. È confermata la possibilità di correggere i primi due report fino al 31/7/2024? Mi pare di sì, ne avevamo già parlato. Allora, sul punto bisogna c'è una timeline molto chiara. Allora, per tutto il biennio del periodo transitorio, le dichiarazioni depositate sul registro online possono essere modificate o integrate entro il mese successivo. Quindi io faccio una dichiarazione per il terzo trimestre di quest'anno, che è luglio, agosto, settembre. La posso depositare entro la scadenza, la fine del mese successivo, che è ottobre. Potrò ancora modificarla e entregarla entro novembre 2021. Eccezionalmente, in deroga per le prime tre relazioni, cioè questa con scadenza 31 gennaio e le successivi due trimestri, è possibile modificare e integrare le relazioni entro e non oltre il 31 luglio 2024. Quindi abbiamo, diciamo, 6 mesi in più. Non vuol dire che io adesso, il 31 gennaio, non devo fare niente. Io comunque una relazione la devo depositare perché sennò è omessa dichiarazione. Ritardo è uguale a omessa. Vuol dire che potrò modificare e integrare i dati che sono andato a indicare entro non un mese, ma 5 mesi, 6 mesi, anzi. Eccezionalmente ancora, il regolamento prevede un'ulteriore deroga su richiesta dell'importatore o del rappresentante diretto, si potrà procedere a una modifica di una relazione depositata facendo un'apposita istanza all'autorità nazionale competente, quindi al Ministero dell'Ambiente. Però questa richiesta deve essere accettata dal Ministero, non è automatico che io faccio richiesta e io posso fare tali modifiche. Entro un anno in quel caso. Arriviamo alle ultime domande, visto che ci avviciniamo alla chiusura. Per anagrafare operator e installation viene chiesto un ID. Può essere scelto dal dichiarante o deve essere richiesto a qualche ente? Allora, pare che comunque l'ID sia a discrezione dell'importatore, quindi è più un riferimento interno, cioè nell'ambito della compilazione della relazione io dico ID 1, ID 2 e ID 3 semplicemente per identificare e separare i diversi
operator da cui vi sono servito semplicemente nel trimestre per le importazioni. Nei regolamenti non c'è traccia, diciamo, di una precisa identificazione, quindi non... Mentre, ad esempio, per gli stabilimenti nella relazione definitiva si dovrà indicare il codice ONU, cosiddetto, cioè un codice valido a livello globale. In sede di compilazione di queste relazioni trimestrali, quando si chiede ID, è un riferimento puramente interno. Chiaro. Ci è arrivata una richiesta di precisazione sulla risposta precedente. Posto che il certificato si acquista dal 2026, veniva chiesto se è possibile acquistarlo per trimestre o in anticipo perché si sta un po' stando in programma per la tesoreria, perché si parla, nel caso di questa azienda, di molte decine di milioni. Allora, sicuramente fa bene in questo caso ad agire per tempo. L'acquisto però sarà trimestrale, nel caso se paio sarà a cadenza annuale. E poi ci sarà tutta una procedura di restituzione o di riacquisto dei certificati sempre da gestire sulla base della relazione, o meglio della dichiarazione annuale che andrà a essere depositata. Se la tesoreria metterà già a disposizione in anticipo tali certificati, al momento non lo so. Sicuramente, se si ha interesse, è meglio cominciare a richiederli. A interessarsi su come possano essere richiesti in anticipo. Ah. Devo dire, è la prima volta che mi viene chiesto questo, però è sicuramente interessante. Certo. Raggruppo un po' di domande che si riferivano al supporto tecnico oppure addirittura a corsi, se è a conoscenza di corsi, tutorial messi a disposizione dalla Commissione europea, proprio per arrivare alla compilazione corretta dei report. Allora, sì, sempre sull'ormai famigerato sito della Commissione, nella sezione CBAM, sono previsti una serie di webinar dedicati alle singole materie prime del CBAM, quindi c'è un webinar dedicato al ferroacciaio, un al cemento, eccetera, con, devo dire, anche dei moduli di nanolearning molto ben fatti. Su quella sezione trovate le guide che citavo prima, quindi la guida agli importatori, la guida agli esportatori, o meglio agli stabilimenti produttivi, la guida anche per la compilazione del registro, proprio dal punto di vista operativo, proprio su tutti i documenti in inglese, non sono stati tradotti. Devo dire, per chi avesse modo di averli tradotti o meno, noterà che la guida degli estrattori, cioè dei stabilimenti, e la guida degli importatori differiscono soltanto per alcuni aspetti, in realtà il documento è più o meno lo stesso. Un'altra domanda che è stata posta un paio di volte, la quantità importata deve essere dichiarata come peso netto o anche come peso lordo? Nel facsimile della dichiarazione trimestrale si indicava peso netto, massa netta. Quindi noi al momento stiamo indicando massa netta. Un'altra domanda, magari sì, Scusi, prego, prego. professore. Anche lì devo dire viene in aiuto la dichiarazione di importazione, sono tutti i valori che si dovrebbero trovare in sede di bolletta. Parlando del futuro, si ha già un'idea di quali altre categorie merceologiche verranno inserite nel meccanismo CBAM? Qualcosa la Commissione europea ha accennato, ma mi sembra che si sia ancora in fase molto preliminare. Allora, l'obiettivo della Commissione europea è di ampliare sicuramente il catalogo. Vi sono dei prodotti che ad altissimo consumo di emissioni di gas a effetto serra che non sono stati introdotti da subito, semplicemente perché la loro composizione non consente di allocare, si dice, le emissioni dello stabilimento su una singola partita di prodotto. Ad esempio, petrolio. E altri prodotti energetici sicuramente sono prodotti che presuppongono un altissimo consumo di CO2, e però le
diciamo, la loro composizione non consente di arrivare a un grado di precisione nell'indicare le emissioni legate a una determinata partita sufficiente. Quindi, per il momento, sono stati tralasciati magari a sfavore di beni come l'alluminio, che invece hanno un basso livello di emissioni, che sono state introdotte semplicemente perché si rischiava di eludere l'obbligo su ferro acciaio, indicando o il codice di classifica dell'alluminio o semplicemente magari modificando la propria supply chain a favore dell'alluminio. Lo giuro, un'ultimissima domanda Ma velocissima. dovrebbe, io sono a disposizione. Mi dispiace interrompere, abbiamo già sforato il nostro tempo, ma mi dispiace perché abbiamo ancora più di 160 persone collegate e molte domande che ancora ci sono arrivate a cui non abbiamo risposto. Un'ultimissima domanda, il CBAM vale anche per l'acciaio inossidabile e per i rottami ferrosi? Allora, bisogna fare riferimento ovviamente al codice di classifica. Se il codice di classifica con cui si indica l'acciaio inossidabile e i rottami è ricompreso nel famoso catalogo di codici CBAM, di cui all'allegato 1 del regolamento 956, sicuramente sì. So che per alcune tipologie di acciaio inossidabile invece il codice di classifica non è ricompreso e quindi non si dovrà fare la relazione. Sui rottami c'è discorso anche qui da fare perché la Commissione è caduta in contraddizione, perché nel considerando del regolamento, cioè nelle premesse al regolamento 956, dice che i rottami non verranno assoggettati al CBAM perché le emissioni collegate al loro processo produttivo sono basse, e poi invece ci ritroviamo con codice di classifica, che adesso non ricordo, forse il 7304, Sette, sì. che fa proprio riferimento ai rottami ferrosi da ghisa a pig iron. Quindi molto probabilmente diciamo che ci sono parti anche del legislatore unionale che non si parlano. Certo, 7204 lo stavamo guardando proprio prima di cominciare questa diretta, quindi pensavo fosse una domanda semplice, invece abbiamo toccato un altro punto che ancora è da definire meglio. Ci fermiamo qui, avvocato, la ringrazio molto per la sua disponibilità. Troveremo modo nei prossimi giorni di dare risposta, spero anche con il suo aiuto, a tutte le domande che non siamo riusciti ad affrontare. Grazie, avvocato, e alla prossima. Grazie a voi, grazie davvero a voi. Ringrazio anche voi per averci seguito così numerosi fino agli ultimi minuti di questo nostro webinar. Speriamo ovviamente che continuate a seguirci anche nei prossimi appuntamenti. Ringrazio anche lo sponsor unico di questo nuovo progetto, che è Trafilix, che ci supporta in questa nuova veste. Non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi appuntamenti in diretta con Siderweb la prossima settimana. Grazie e arrivederci. Arrivederci.